Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento di La C Salute. Sono le 16 in punto. Oggi parliamo nuovamente di caduta dei capelli, però ci soffermiamo sulle malattie che interessano i capelli e il cuoio capelluto e coinvolgono l'individuo in toto. Scopriremo perché. Intanto presento il mio ospite, Antonio Soverina, medico tricologo. Buonasera e benvenuto. Buonasera, dottoressa Giovannone. Bentrovati telespettatori e grazie per l'invito. Grazie a te. E allora, dicevo, parleremo delle malattie, delle patologie che interessano il cuoio capelluto, i capelli, e iniziamo un po' a soffermarci su alcune di queste patologie, iniziando proprio dall'alopecia areata. Di cosa parliamo? Insomma, in Calabria in tanti ne soffrono. In tanti ne soffrono non solo in Calabria, ma in Italia e nel mondo. È una malattia che ha origine autoimmune. Significa che in pratica il nostro sistema immunitario, che effettivamente è quel sistema che generalmente ci difende contro gli agenti esterni, contro i virus, i batteri, per un motivo attualmente non conosciuto, Quindi le cause non si impazzisce. sanno. No, esattamente, non si sa qual è la causa, però questo sistema immunitario effettivamente a un certo punto se la prende contro una parte del nostro corpo, in questo caso sono i capelli. E quindi noi ci ritroviamo In insomma, o in situazioni anche poco del o in genere. diverso tempo, così? Sì, diciamo che il disturbo parte generalmente da una singola chiazza. Queste chiazze hanno un'evoluzione imprevedibile. A volte possono riassorbirsi da sole o dietro una terapia, a volte possono interessare tutto il cuoio capelluto, in questo caso parliamo di forme totali, oppure anche a volte tutti quanti i peli del corpo, quindi forme universali. Vediamo nell'immagine, ad esempio, immagini come questa. In questo caso parliamo di una varietà che è definita Ofiasi. Ofiasi significa che in pratica interessa la nuca e le zone laterali del capo, è una delle forme più difficili da trattare, da curare. E poi Perché? possiamo Perché anche è una delle dire forme più difficili? perché è resistente alla terapia. Questa forma è resistente alla terapia, infatti vediamo come ad esempio il soggetto in questione ha dovuto allungare i capelli e sono veramente decenni che ne soffre questo paziente e successivamente è arrivato da me. Questa è una forma universale, vediamo il ragazzo ha dovuto anche tatuare le sopracciglia. Quindi in questo caso parliamo non di alopecia areata, ma di alopecia universale. Areata universale, l'areata Areata. si divide in tre forme, quella parziale, quindi singole chiazze, forme totali, quindi solo il capo, e forme universali, tutto quanto il corpo. Quindi tutto quanto il corpo risente della Senza peli, caduta. Ah, senza senza peli. peli. Anche Ora, qui causa sconosciuta. causa sconosciuta, vediamo che questo ragazzo, ecco un'altra varietà Ofiasi, quindi nuca e zone laterali del capo. Prima abbiamo visto come quel ragazzo ha dovuto tatuare le sopracciglia. Questo ci fa capire come questo tipo di malattia abbia un impatto devastante sulla qualità di vita dei soggetti che ne soffrono e anche dei familiari, perché poi i Sì, non soggetti può non di. avere riscontri a livello, insomma, Esattamente, sociale. esattamente. Anche Notavo perché. dei rossori, delle Sì, parti arrossate sul cuoio capelluto. a volte ci sono anche queste zone di infiammazione che tendono anche a diventare persistenti, nel senso anche Ma dopo le le chiedo, terapie. parte così l'alopecia, con queste forme di rossore, È oppure imprevedibile. è A volte parte imprevedibile? senza il rossore, a volte questo rossore si manifesta subito, a volte successivamente, a volte non si manifesta proprio. Ma Non questo è il rossore poi rossore. porta sempre comunque all'alopecia areata? No, assolutamente, non No. sono cose collegate. A volte è presente nell'alopecia areata, a volte no. Vedete anche questo ragazzo che ho portato, vedete nell'immagine, capite bene come un ragazzo che deve uscire con questi capelli, un po' di Qua siamo sempre problemi nella all'alopecia società c'ha. areata. Sì. Allora, il problema lo sa qual è? Che effettivamente queste persone non hanno una malattia in sé grave o contagiosa, però vengono viste dalle persone, dagli osservatori, come delle persone malate, quindi non vengono Sì, comunque sicuramente cattura coinvolte nella. l'attenzione, magari vedere una Esattamente. persona Quando mi con. portano i genitori, quando portano i bambini con delle chiazze, la prima domanda che mi fanno, dottore, ma questa malattia è contagiosa? Aspetti, i bambini, perché anche i bambini Sì, possono soffrire a partire da assolutamente. che età? Da qualsiasi età, una volta è venuta una bambina di 3 anni con il capo completamente calvo, capisce bene come crescere senza capelli, comunque costretta a portare una parrucca, sia poi motivo di vergogna, sia Ma lei in quel motivo. caso consiglia, non so, il trapianto? No, allora il trapianto in questi casi non si può fare. Le spiego perché, essendo un problema autoimmune, significa che noi, andando a mettere i capelli, qualora ci siano, perché poi se una persona è senza capelli, da dove si prendono? Però qualora si vadano comunque a inserire, il Perché sistema non in tutti i immunitario casi, se la. insomma, parliamo di un'andropecia Universale, totale o no, no, totale. no, Quindi no. anche qualora ci siano i capelli, come nel caso A dell'alopecia a chiazze, diciamo. Il chiazze. problema del trapianto è che il sistema immunitario debba aggredire comunque gli innesti. Quindi non si Quindi la può fare il soluzione è la trapianto. parrucca. La parrucca. Protesi, ci sono protesi comunque evolute che non si vedono.
e quindi una persona riesce a camuffare bene, però è sempre costretta a camuffare. Quindi le terapie, cioè lei diceva in questo caso le terapie. Spesso questi pazienti vengono snobbati dalla maggior parte dei medici perché pensano che comunque il problema non si può risolvere. Ora, è vero che è difficile da risolvere, però secondo me è compito di un medico cercare di aiutare il paziente in qualunque modo, anche semplicemente ascoltandolo, anche parlandoci. Sono pazienti che meritano l'ascolto del medico, meritano l'attenzione del medico e che il medico faccia di tutto per cercare di risolvere il problema. Essendo onesto, cioè bisogna parlare dall'inizio e spiegare al paziente che si può risolvere il problema come il problema può non risolversi. Secondo me con l'onestà i pazienti apprezzano effettivamente. Perché spesso insomma ci si cura in maniera un po' fai da te. E questo non aiuta? Non aiuta assolutamente, soprattutto forse in questi casi. Forse anche perché si ha paura della diagnosi? Si ha paura del medico, si ha paura della figura del medico. È sbagliato perché spesso è importante la figura del medico perché dietro questi problemi si nascondono altri problemi ben più gravi, perché il capello in sé non ha alcuna funzione se non quella puramente estetica. Però è vero che i discorsi, le patologie tipo l'alopecia areata sono associate spesso a patologie tiroidee, ad altre patologie autoimmuni come la celiachia, ha forme di... Probabilmente anche nei casi più gravi al lupus. Al lupus anche, perché comunque quando il sistema immunitario lavora male in generale, non solo con una singola manifestazione. Allora, parliamo di altre patologie che interessano il cuoio capelluto, i capelli, andiamo alle forme cicatriziali. Sì. Di che parliamo, dottore? Allora, parliamo di quadri clinici in cui il cuoio capelluto, ecco, se possiamo rimanere un attimo su questa immagine, ora ne parliamo meglio, in cui il cuoio capelluto viene sostituito da una vera e propria cicatrice. Come quando sbattiamo, ognuno di noi comunque ha una ferita che ha fatto da piccolo perché ha sbattuto la testa e vediamo che su quella ferita i capelli non ricrescono. Benissimo, queste cicatrici... E questo si verifica, compare prima la cicatrice, poi cadono i capelli. In questo che caso succede? Noi parliamo di una follicolite decalvante. Allora, partiamo dal presupposto che noi possiamo dividere l'alopecia cicatriziale in quattro gruppi principali. Traumatismi, quindi sia traumi fisici che chimici, ad esempio l'acido, che viene a contatto con la cute. E poi abbiamo tre forme principali. Follicolite decalvante, quella che vediamo in questa immagine. Quella che vediamo in questa immagine. Lupus eritematosus discoide. Che troviamo in altre immagini, sì. Quindi andiamo avanti con le immagini. Sì, è lì che è in plano pilare. Mi permetta però di parlare di quell'immagine di prima, scusatemi un attimo, perché questo quadro qui può essere tranquillamente confuso con un'alopecia di tipo androgenetico, la classica chierichetta che si forma di cui parleremo subito dopo. Sì, però in effetti questa è una follicolite decalvante, va detto al paziente che questo caso, questa situazione qui non la risolverà con nessun tipo di terapia perché lì c'è una cicatrice, i capelli sulla cicatrice non ricrescono. Allora, e lei ha spiegato quali potrebbero essere le cause. Esattamente. Ok, andiamo avanti a vedere le altre immagini, così spieghiamo le altre forme cicatriziali. Sì, questo è una forma spenta di lupus eritematosus discoide. Nel senso che adesso in questa situazione qui la paziente non ha più problemi, però è rimasta questa chiazza cicatriziale. Generalmente come si verificano queste situazioni? Con un arrossamento importante del cuoio capelluto, il paziente sente dolore, sente bruciore e cadono i capelli. Laddove cadono i capelli si forma la cicatrice. Spesso il lupus è innescato da un'esposizione solare importante e peggiora all'esposizione solare. Ora, è importante trattare questi casi perché... Come intervenite in questi casi? Allora, in questo caso bisogna fare di tutto per fermare l'infiammazione. Quindi non cercare di far ricrescere i capelli, ma di spegnere il processo infiammatorio per evitare che vada avanti. Se noi vediamo altre fotografie, vediamo, ecco qua, benissimo, questo qui è un lichen plano pilare che è partito da una singola chiazza che non è stata curata dal paziente e in 5-6 mesi è diventata questa situazione qua, quindi un'evoluzione anche molto rapida. Quindi è partita dalla chiazza che abbiamo visto in precedenza, non è stata tipo una chiazza che abbiamo visto in precedenza, non è stata curata e questi sono gli esiti. Ovviamente qui non si può fare nulla. E non si può fare più nulla? Assolutamente nulla, perché questo che vediamo è tutta cicatrice. È una cicatrice. Andiamo avanti con le forme cicatriziali. Sì, ecco qui, questa è il lichen plano pilare, una forma iniziale. Si deve insomma intervenire subito, quindi raccomandiamo anche agli amici telespettatori che ci seguono, qualora tipo avessero situazioni simili, di intervenire subito, di rivolgersi subito al medico. Al medico, e soprattutto raccomandiamolo anche ai parrucchieri. Spesso i parrucchieri tendono comunque a fare delle terapie fai da te che niente hanno di scientifico. Ora, va benissimo occuparsi della bellezza, della salute, dei capelli in linea generale, però quando un parrucchiere, che è la prima persona che ha a che fare con queste persone, con questi pazienti, diretto,
esatto, spesso si accorge di queste situazioni, è importante che invii subito il paziente al medico. Intanto ricordiamo il nostro numero di telefono per chiunque vuole intervenire in diretta e sottoporre delle domande al medico ospite qui in studio oggi alla CISalute, 0963 1976 216. Poi vi ricordo anche la nostra mail salute@lactv.it. Le forme cicatriziali, ce ne sono delle altre? No, le abbiamo dette, le abbiamo fatte vedere, sì. Allora adesso parliamo invece dell'alopecia che interessa il sesso femminile. Il sesso femminile, partiamo dall'alopecia fibrosante frontale. Di che parliamo? Spieghiamolo insomma in termini Se ci fermiamo un attimo semplici. Su questa immagine anche, parliamo di una vera e propria epidemia. I casi stanno diventando sempre più numerosi. Perché, parliamo dottore? Sempre, non si sa il perché. Ah, qua neanche le cause non si sanno. No, anche questa qui è una forma di tipo cicatriziale. La cicatrice in questo caso interessa la banda frontale, quindi vediamo la linea frontale che tende ad arretrare, e spesso anche le sopracciglia. Vediamo nella signora che ho portato che è priva di sopracciglia anche. E questo caso è un po' più particolare perché vediamo che nella parte di sopra è presente una chiazzetta, quello è un lichen planopilare. Generalmente in letteratura si parla di alopecia fibrosante frontale come una forma patologica che è parente del lichen planopilare. E in questo caso ce le abbiamo tutte e due. Se andiamo avanti con le immagini. La patologia inizia così? Inizia in questo così. Modo. Piano piano avviene un arretramento della linea frontale delle persone e un diradamento della zona laterale delle sopracciglia. Poi parleremo delle terapie e degli interventi sì, in questo caso che è necessario Andiamo avanti con attuare. Le immagini. Ecco, qui ho fatto anche una linea rossa per far vedere come la prima linea prima era più bassa, adesso piano piano sta arretrando. Quella lì è tutta zona cicatriziale. Quindi questa è la fase iniziale, la possiamo fase dire, iniziale, la patologia? Sì, non proprio iniziale, però diciamo che è andata avanti, nel senso che lì abbiamo un paio di centimetri di arretramento della linea frontale. Allora, rispondiamo a questa telefonata e poi continuiamo con l'alopecia che interessa soprattutto il sesso femminile, dicevamo, fibrosante frontale. Pronto, buonasera, con chi parlo, da dove chiama? Buonasera, sono Fabio, chiamo dalla provincia di Catanzaro. Prego Fabio. Allora, due domande per il dottore. La prima è, mia madre ha iniziato ad assumere il farmaco Arava e dice di iniziare a perdere i capelli. Vorrei sapere se c'è una correlazione tra questo farmaco oppure no. La seconda, ho letto su internet, per quanto riguarda invece l'alopecia maschile, che i farmaci... L'alopecia può ripetere Fabio? Maschile. Se i farmaci per curarla creano dipendenza oppure no. Ah, benissimo, due belle domande. Grazie allora, Fabio. Grazie. Allora, prima risposta, parliamo di, il signore a casa ha detto un nome commerciale, parliamo di un farmaco che si chiama leflunomide effettivamente, che viene usato che in pazienti molto, con cioè malattie. È un farmaco molto utilizzato? No, non è molto utilizzato, è un farmaco che viene utilizzato in reumatologia, evidentemente ha detto che la mamma lo utilizzava, sì, la mamma. Evidentemente la mamma soffre o di artrite psoriasica, artrite reumatoide, comunque patologie di tipo reumatico. E in questo caso effettivamente c'è scritto anche sul foglietto illustrativo che può provocare una caduta dei capelli. Allora, colgo l'occasione per dire che effettivamente ci sono farmaci che hanno che provocano una maggiore incidenza di caduta dei capelli, però anche laddove non c'è scritto... Ma viene indicato nelle controindicazioni? Negli effetti avversi, sì, negli effetti avversi sul bugiardino c'è scritto che può provocare la caduta dei capelli, però anche laddove non ci sia scritto, in qualsiasi farmaco, a seconda della sensibilità personale, può provocare una caduta dei capelli. Quindi, io direi... Prima cosa di contattare sicuramente un medico se i capelli iniziano a cadere. Seconda cosa di non lasciarsi distrarre dall'evento in sé, quindi dall'assunzione farmaco, perché può essere dovuta all'assunzione del farmaco. Ma le cause però possono essere anche altre. Anche concomitanti, e magari uno lo attribuisce semplicemente all'assunzione del farmaco. E soprattutto non leggere solo quello che c'è scritto sul bugiardino, perché a volte lo chiamiamo bugiardino. Perché diciamo la calvizie può coprire, può diciamo colpire la persona dalla tenera età, ce lo diceva prima, sì. Fino a però ai più o meno ai 60 anni. Fino ai 60 dicevo. Anni, assolutamente, sì. Diciamo che il limite... Quindi ci si può ritrovare anche a 50 anni, insomma, a soffrire di calvizie sì. a un certo punto. Sì. Per cui. Diciamo che il limite dei 60 anni ci permette di distinguere l'alopecia androgenetica dall'alopecia da invecchiamento. Dopodiché il signore a casa ci aveva ci parlava appunto dell'alopecia, io penso che si riferisse all'alopecia androgenetica.
Ora su internet si legge qualsiasi cosa riguardo diceva, le terapie. Diceva se i farmaci possono provocare dipendenza. Ecco qua, esatto. Non è così. Perché il fatto che i farmaci... Di che farmaci parliamo a base di... Immagino che il signore a casa si riferisse principalmente a minoxidil e finasteride, perché poi su questo c'è scritto tanto sul web. Diciamolo. Allora, sono farmaci che effettivamente devono essere presi per lungo tempo, devono essere presi ogni giorno, devono essere presi fino a quando il paziente vuole conservare i propri capelli sul capo. Questo non significa che una volta che li prende deve prenderli a vita. Significa che fino a quando una persona ci tiene ai propri capelli, prende il farmaco, successivamente lo sospende e riparte tutto da dove l'abbiamo lasciato. Ma provoca dipendenza? Non provoca assolutamente dipendenza. Allora, passiamo dal mondo maschile, dall'universo maschile a quello femminile, sì. In senso ovviamente lato, e continuiamo a parlare dell'alopecia fibrosante sì. frontale, perché c'erano delle altre immagini probabilmente da far vedere. E quindi lo dicevamo, per quanto riguarda l'alopecia fibrosante frontale, è importante anche in questo caso intervenire in tempo. Ora bisogna sempre vedere quali sono le terapie attualmente disponibili. Sostanzialmente sono terapie che vanno ad agire sull'infiammazione, perché la cicatrice è causata da un'infiammazione, sì. Generalmente, ecco, altre forme fibrosanti, vediamo in questo caso il diradamento della parte laterale delle sopracciglia. Generalmente si preferisce in questi casi agire topicamente, quindi con delle creme. Quindi anche la parte laterale delle sopracciglia sì. Inizia, può essere colpita, inizia tutto insieme: arretramento della linea frontale e diradamento della parte laterale delle sopracciglia fino alla loro scomparsa. Ecco qua un altro caso molto esplicativo. Ed è importante comunque prenderli in tempo, perché una volta che i capelli sono caduti non ricrescono, sempre per lo stesso discorso, perché si forma cicatrice. I risultati? Risultati bisogna prenderli in tempo. È raro che una persona riesca ad arrivare dal medico in una fase iniziale, ma perché non se ne accorge, non perché non vuole. Perché una persona vedendosi ogni Quindi giorno poi è allo difficile. Specchio è impossibile. Impossibile. Sì, una volta che si è instaurata casi come che si sono instaurati casi come quelli che abbiamo visto, è impossibile intervenire là, se non evitare il progressivo arretramento. Quindi prevenire, che già è comunque una buona cosa. È già una buona cosa. Cioè. Ora parliamo invece dell'alopecia degli effluvi, quindi restiamo sempre nell'universo femminile, okay. Che è un'altra patologia, insomma, che colpisce particolarmente, colpisce molto, le donne. Molto diffusa. Parliamo di un... Anche in questo caso le cause, dottore, non si sanno, non si conoscono. No, in questo caso si conoscono e sono tantissime. Possiamo partire da disordini alimentari, quindi una scorretta alimentazione, possiamo andare a carenze di ferro, sempre per mantenerci sull'universo femminile, che sì. è più frequente dovuto comunque... Carenza di ferro, quindi magari anche le donne in stato di gravidanza potrebbero soffrirne maggiormente. Sì, parliamo ad esempio dell'uso di farmaci e ci ricolleghiamo alla telefonata di prima. Possiamo parlare a stress, che possono essere stress anche l'uso acuti, di determinati farmaci può provocare la caduta. Sì, l'uso di qualsiasi farmaco può provocare la caduta a seconda della sensibilità della singola persona. Noi distinguiamo... Poi lo stress, diceva? Lo stress, noi distinguiamo forme acute e forme croniche. Acute significa che durano meno di 3 mesi, croniche che durano più di 3 mesi. Ovviamente nelle forme croniche è più difficile risalire e risolvere la causa, perché generalmente, se parliamo ad esempio dello stress, uno stress cronico è più difficile da aggredire rispetto ad un acuto. A questo proposito vorrei dire come chi si occupa di tricologia debba necessariamente lavorare a contatto con altri colleghi. In una fase di stress è difficile che il medico tricologo riesca ad intervenire senza la consulenza dello psicologo. Per dire. Ecco, vediamo in questa immagine, ad esempio, una signora che non si voleva far toccare, non ho potuto nemmeno fare una riga centrale per fare una foto decente, perché aveva paura di perdere tutti i capelli. Sono situazioni un po' particolari, solo col tatto, a volte sentono dolore, sentono bruciore solo sfiorando i capelli. Sono situazioni un po' particolari che bisogna risolvere individuandone la causa e correggendola. Sono diradamenti diffusi che coinvolgono tutto quanto la testa, sono diradamenti che possono provocare a volte una possiamo parlare di una calvizie quasi completa nel giro di pochi giorni. Addirittura la gente si ritrova con pugni di capelli in mano, passando le mani fra i capelli. E quindi in quel caso anche intervenendo però si potrebbe... Si risolvere, perché in questo caso i capelli che sono caduti successivamente ricrescono. Quindi risolvendo, individuando la causa e risolvendola, abbiamo una completa restituzione di integrum. E qui stiamo vedendo, insomma, alcuni casi che riguardano l'alopecia degli effluvi. Sì, effluvi.
E l'alopecia invece, lei faceva riferimento prima anche all'alopecia androgenetica, sì. Ha fatto riferimento insomma velocemente, ne vogliamo sempre invece... nel sesso femminile? Sì, ne parliamo. Sempre nel sesso femminile. Ok, allora per quanto riguarda l'androgenetica del sesso femminile attualmente c'è un po' di confusione, io ho portato un po' di immagini per far vedere effettivamente di cosa parliamo. Androgenetica, il termine in sé indica una concomitanza di ormoni androgeni, esatto, e cause genetiche. Vedremo come nel sesso femminile effettivamente non ci sono né ormoni androgeni né cause genetiche. Ah, questo è interessante. Allora, guardiamo queste immagini, vediamo come l'alopecia, che viene definita androgenetica femminile, effettivamente consiste in un diradamento diffuso, possiamo andare anche avanti, che abbiamo caratteristicamente... visto anche in precedenti immagini. No, non è uguale, perché no. Se lei ci fa caso, in queste immagini è conservata sempre la frangetta. Faccia caso a tutte le immagini. Esattamente. La parte frontale. È una situazione caratteristica che indica effettivamente una carenza di estrogeni, che sono gli ormoni femminili, e non un aumento degli androgeni. Ah. Quindi c'è differenza fra quella che definiamo androgenetica. Guardi le immagini, tutte quante hanno questa frangetta caratteristica anteriore. Questo perché? Perché effettivamente il cuoio capelluto è sensibile, questa di è sensibile agli ormoni, e la parte frontale è meno sensibile agli estrogeni. Cosa significa? Che effettivamente parliamo di estrone carenziale e non tanto di androgenetica. Significa che la terapia è completamente differente. Noi dobbiamo agire sul livello degli estrogeni e non tanto sull'azione degli androgeni sui capelli. Forse ho detto delle ho usato dei termini un po' particolari, però volevo rendere l'idea. Ho portato anche un'immagine, se andiamo avanti, ancora avanti. Queste sono tutte estrone carenziali, tutte mie pazienti, andiamo avanti. Ecco qui, questa invece è una classica androgenetica del sesso femminile. Vede la differenza? Abbiamo una stempiatura, sì. Abbiamo un arretramento della linea frontale, abbiamo un diradamento della zona del vertice. Però anche qui la causa è... Queste sono gli androgeni. E a volte però questa è ancora più pericolosa, perché spesso dietro questi quadri qua, quindi androgenetiche vere del sesso femminile, si nascondono i disturbi un po' più importanti, un'anomala produzione di ormoni maschili da parte del surrene, ovarico, spesso tumori maligni. Guardi, completamente differente rispetto alle immagini che abbiamo visto prima. Questa sì. È una donna affetta da androgenetica vera. Senta, terapie innovative. Allora, per quanto riguarda l'androgenetica, sì, sì. Allora, terapie innovative per l'androgenetica non ce ne sono. Esistono le terapie effettive. Guardi questa ragazza, mi scusi se non rispondo alla domanda, sì. Ma per farle capire, questa è una ragazza di 17 anni che è ridotta in questo caso. Capisce come effettivamente noi non parliamo semplicemente dei capelli per un vezzo della persona, ma parliamo effettivamente di quadri devastanti. Non è sicuramente un problema estetico, esattamente. Solo estetico. Parliamo solo di quadri estetico. Devastanti. Queste persone qui piangono quando vengono a visita. Queste persone qui soffrono per questi problemi. In questo caso questa ragazza che soffre di estrone carenziale, questa ragazza qui. Però una forma, avanzata. In questo caso sì, richiederà molto, molto tempo. Bisogna vedere se è risolvibile o meno. Sicuramente forme avanzate come quella è difficile risolvere. Tutti gli altri casi sì, invece. Il miglioramento c'è. Ma probabilmente si è ritrovata in questa situazione in pochissimo tempo o ha assecondato il problema allora, per lungo tempo? Io le devo tempo. Dire che spesso i pazienti che vengono a visita non raccontano bene quella la storia perché provano vergogna. A me questa ragazza ha detto che era un paio d'anni che soffriva di questo problema. Io onestamente, vedendo quel quadro clinico, penso che siano più di un paio d'anni. Però si arresti, come diceva lei prima, si ha paura. Si ha paura di andare dal medico, ma non è che si ha paura proprio della figura del medico, a volte si ha vergogna di uscire di casa. Molte persone che abbiamo anche visto in queste immagini non escono di casa perché hanno paura del giudizio degli altri. Noi avremmo dovuto parlare di tantissimi altri argomenti, però volevo soffermarmi sul mondo femminile e far vedere due immagini che ritraggono due casi molto molto interessanti, allora, di cui vorrei parlare con lei. Sì, io iniziando da questa immagine. Questa immagine l'ho voluta portare appositamente. È un'immagine tricoscopica, è una metodica diagnostica, la tricoscopia, che si usa, vale a dire utilizzare un microscopio, quindi valutare il cuoio capelluto ad ingrandimento. Ora, questa è una signora che è venuta da me lamentando bruciore forte al cuoio capelluto, prurito, capelli che cadevano ed opachi. Ora, come vediamo da questa immagine, c'è un'infiammazione diffusa. Vediamo come la produzione sebacea sia particolarmente importante, lo vediamo dal fatto che la cute è molto lucida, c'è una sorta di cotenna sul cuoio capelluto. Questa è una signora che faceva lo shampoo ogni 15 giorni.
perché è convinta che facendo lo shampoo i capelli potevano danneggiarsi e potevano cadere. Io ho portato questa immagine per mandare un messaggio chiaro. I capelli vanno lavati, il cuoio capelluto va tenuto pulito. Se volete potete lavarlo anche tutti i giorni, i capelli non cadono. Sarebbe come dire che un uomo... Ma lei consiglia magari l'utilizzo di alcuni shampoo rispetto ad altri? O quelli insomma in commercio si possono utilizzare in maniera indifferente? Ci sono alcuni che potrebbero far male? No, glielo allora, chiedo. Allora, quelli in commercio vanno benissimo. Il ruolo dello shampoo è quello di detergere il cuoio capelluto. Laddove c'è scritto shampoo anticaduta, shampoo che fa ricrescere i capelli o comunque poteri curativi vari, sappiate che non è vero. No, quindi lo shampoo, qualsiasi esso sia, può essere utilizzato. L'importante è che non provoca sensazioni spiacevoli, bruciore, prurito, sensazioni di pelle che tira, arrossamento, forfora. Se provoca questa sintomatologia, magari non è adatto al nostro cuoio capelluto. Al singolo caso, al singolo caso però. Questa è un'altra foto, un'altra immagine carina, perché la signora è venuta presso il mio studio lamentando i capelli che non crescevano da 6-7 mesi, però solo a livello della frangia. Quindi lei dice, io la frangia non la taglio, effettivamente mi si forma da sola. Ora, questa signora non ha nessun non tipo di problema. Non cresceva la frangia. Esattamente, ma non ha nessun tipo di problema, semplicemente che uccideva i propri capelli nella regione frontale con la piastra. La piastra cosa fa? Danneggia i capelli e quindi li fa spezzare. La terapia che ho prescritto a questa signora è di utilizzare meno però meno tipo, spesso ma la utilizzava evidentemente solo sulla frangia? Solo sulla frangia, per lisciare la frangia. Per lisciare quindi la frangia. Insomma la piastra fa male? Sì. Sì, fa male, danneggi i capelli, però questo è per far capire che spesso non bisogna prescrivere chissà che cosa per risolvere un problema. Basta indagare bene e valutare il paziente a 360 per gradi per mantenere sani, parlo della routine, i capelli, i nostri capelli. Allora, laviamo i capelli, è chiaro. Sì. Possiamo utilizzare qualsiasi tipo di shampoo, tranne quegli shampoo che comunque nel nostro caso possono far sorgere delle problematiche come la forfora... Esattamente. Okay. Dopodiché è fondamentale l'alimentazione. Spesso viene considerata in secondo piano l'alimentazione, invece è fondamentale. Il quantitativo proteico quotidiano deve essere adeguato alla singola persona. I metodi naturali, l'olio d'oliva sulle punte piuttosto che lo yogurt, io onestamente non li consiglio, semplicemente perché l'olio d'oliva potrebbe andare a fine, qualsiasi cosa messa sui capelli va bene, i capelli sono, il fusto è morto. Su punte e lunghezze. Sì. Però sul cuoio capelluto l'olio d'oliva potrebbe dare qualche problema, io non lo consiglio. Quindi né su punte, neanche sulla punta e sulle lunghezze. Sulle lunghezze si può utilizzare, ma bisogna vedere a che pro. Vabbè, lei insomma dice lavate i capelli e basta. Esattamente, è la cosa migliore. E soprattutto rivolgetevi anche al vostro parrucchiere per quanto riguarda il mantenimento dei vostri capelli, perché io penso che ognuno debba fare il proprio lavoro. Il medico non può occuparsi effettivamente... Sì, perché ad esempio noi donne ci teniamo particolarmente, ad esempio, alla lucentezza. Esattamente, dei è il capelli. Parrucchiere che deve occuparsi di questo. Fidiamoci dei nostri parrucchieri. Esattamente. Grazie, dottore. Grazie a lei. Noi ci vediamo mercoledì con la C-Salute, sempre alle ore 16. Vi ricordo la nostra email, salute@ctv.it. Mandate le vostre domande che sottoporremo ai professionisti dei diversi settori della medicina. Buon proseguimento.